Come si chiude una terapia breve centrata sulla soluzione? Il metodo del brief di Londra, presso cui mi sono formato, termina la seduta con due passaggi. Il primo è un riassunto delle due scale. In poche parole riassumerà i punti principali che la persona ha detto che le fanno dire di essere su quel gradino, quindi la scala del presente non più basso, e che noterà quando si troverà un gradino più in su. È un vero e proprio riassunto, niente di più, quindi non mi ci soffermo oltre. Il secondo passaggio è la tecnica detta noticing. Per esempio, puoi dire alla persona: da qui alla prossima volta nota tutti quei dettagli che avverranno spontaneamente e che ti faranno dire di essere un gradino più in su. O se ti vuoi tenere più sul generico, qualcosa come: da qui alla prossima volta nota tutti quei cambiamenti, miglioramenti, che avverranno spontaneamente. Puoi anche aggiungere qualcosa come: quando ci vedremo ti chiederò di dirmi che cosa hai notato e mi sarà di grande aiuto per continuare a impostare il nostro lavoro. I due passaggi aiutano ulteriormente la persona a orientare la sua attenzione verso ciò che funziona e verso tutti quegli elementi che possono aiutarla a stare meglio. Non ci vuole un psicologo esperto di processi cognitivi per comprendere che questo genere di dialogo aiuta la persona a orientare le proprie percezioni verso gli elementi desiderati. Avevo già riportato come il filosofo Wittgenstein diceva: non possiamo pensare ciò che non possiamo pensare, né dunque possiamo dire ciò che non possiamo pensare. Se quindi inizio a dire, a descrivere delle possibilità, inizio a pensarle, e se inizio a pensarle, inizio a vederle come possibili. Se in seduta descriverò, per esempio, come fronteggerò un bullo essendo più sicuro di me, ad esempio dettagli tenendo le spalle più larghe e tenendo il volume della voce più alto, allora mi starò dando la possibilità di vedere quello scenario, di costruire quella realtà. E nel momento in cui io mi troverò in quella situazione, sarà molto più facile che io attui esattamente quelle cose, quali peraltro si ricollegano ad altre cose facenti parte del futuro desiderato che ho descritto. Ecco che si compone tutto il futuro del sarò più sicuro di me. Detto questo, poi al brief non danno compiti solitamente al paziente, non danno prescrizioni, però noi all'Italian Center for Single Session Therapy sì. Non è obbligatorio, però è utile. La TBCS è sicuramente un derivato di quella svolta linguistica che, partendo dalla filosofia ma ampliandosi poi a praticamente qualunque campo del sapere, ha dato una svolta linguistica, un ruolo preminente al linguaggio nel descrivere e nell'influenzare le realtà. Sicuramente, come descrivono peraltro Steve Schaser e Insu Kimberg, andatevi a rivedere il video La ninfomane che soffriva di insonnia, la psicoterapia tramite il linguaggio può aiutare la persona, aiuta di fatto la persona perché è una talking cure, a andare a ampliare le sue realtà e a costruire delle realtà differenti, più sane, più funzionali. Tuttavia non va dimenticato il ruolo dell'esperienza, o meglio, le molteplici forme che può assumere l'esperienza. Richard Bernstein, filosofo pragmatista, sostiene che linguaggio ed esperienza non dovrebbero essere messe in opposizione, come fecero peraltro molti filosofi invece della svolta linguistica. Parafrasando quanto dice nel suo libro sul pragmatismo, una terapia ideologicamente linguistica finisce per perdere il contatto con la vita quotidiana degli esseri umani e non riesce a rendere giustizia ai modi in cui l'esperienza ci vincola, limitando moltissimo il ventaglio dell'esperienza umana. Ecco perché non disdegniamo di dare dei compiti alla fine di una seduta di TBCS, magari attingendo alla terapia strategica che è a lei epistemologicamente vicina. Con così l'attenzione che questo modello ha dato al linguaggio è, a mio parere, unica ed è superiore a altre forme di intervento che si sono interessate piuttosto a elencare delle sofisticate forme comunicative, ma che in realtà poi in terapia o sono troppo difficili da mettere in atto o veramente poco utili. Ora, ci sarebbe tanto da dire, però spero comunque di averti dato un'idea di come funziona il modello. Ovviamente questa serie di video non volevano essere esaustivi, ma solo darti una panoramica. Tra poco ci sarà il workshop in TBCS, dove aiutiamo psicologo e psicologi ad apprendere la TBCS, la terapia breve centrata sulla soluzione, con la pratica. E se ti interessa, se sei più uno da letture, ti puoi leggere, ti prego, sì, uno da letture, cioè non è che se, cioè devi essere uno, una che legge, ti prego, leggiti il libro Terapia breve centrata sulla soluzione, principi e pratiche, dove spieghiamo il modello step by step. Detto questo, prova a rivederti i video fin dall'inizio e, prima di tutto, poniti una domanda. Quali sono le tue migliori aspettative dal vedere questi video?